Ciao ragazzi, benvenuti al video di oggi. Il video di oggi sarà un video un po' particolare, diciamo, non è nel mio solito genere di video che tengo a portare su questo canale, però è un video che secondo me prima o poi andava fatto. Non perché devo, ma perché voglio, cioè ho bisogno di buttare fuori tante cose che è da anni che non ho mai detto a nessuno, o meglio, non è vero che non ho detto a nessuno, però sui social ho sempre avuto, non paura, proprio io oserei dire il terrore di parlare di un argomento per me così delicato, per commenti di questo tipo. Perché purtroppo le persone non hanno la sensibilità di alcune cose, non hanno il tatto e soprattutto perché dietro una tastiera tutti sono più... Avete capito, no? Diciamo che io sono dell'idea che nel momento in cui tu parli un qualcosa sui social devi essere pronto a chi ti supporta, chi ti insulta, chi ti critica e tutte queste sfumature qua. Sono passati ormai 7 anni da quando questa cosa, che questa malattia ha preso parte della mia vita e dopo 7 anni posso dirvi che finalmente mi sento pronta a parlarne, a mettermi a nudo e mi sento abbastanza forte per reggere questo tipo di commenti senza piangere, insomma, cosa che fino a, senza andare lontano, 2 anni fa non sarei mai riuscita a fare. Non ho mai parlato di questa cosa sui social, tranne 2 volte, una volta in un'intervista rilasciata a RDS Next, che c'è stata una clip su TikTok che era andata abbastanza virale, e una volta in un video su TikTok che però poi mi era stato bannato, non so per quale motivo. Quello che voglio dirvi oggi è un po' lo story time dal primo giorno in cui ho iniziato ad avere qualche dolore ad oggi, cioè che sono 7 anni, cerco di un po' di riassumervi, però per farvi capire come mi sono accorta di avere la malattia che ho, un po' cosa ho passato. Secondo me, quando dice una cosa così pesante, così grave, ci sono 2 reazioni possibili. O la gente ti inizia, gli fai pena, cioè letteralmente gli fai pena e la gente ti guarda tipo, poverina, mi dispiace, cioè tipo, ma poi gli fai pena, che è una cosa che io non voglio fare a nessuno. Oppure, secondo tipo di reazione, anche se magari non te lo dicono, però magari te lo fanno capire o lo percepisci tu, pensano stai esagerando, cioè dicono sì, vabbè, ciao, figurati, una cazzata, è troppo grande, troppo pesante per essere una cosa vera. Entrambe queste 2 tipi di reazioni non mi piacciono, quindi io ho sempre cercato di tenerlo per me. Iniziamo però. Allora, cercherò di renderla il più leggera possibile, il più leggero possibile questa vita. Cercherò di rendere questo racconto il più leggero possibile perché sono fatta così. La butto su ridere, quindi cercherò di essere comunque il più trasparente e premessa importante, so che sto facendo un prosciugone, però ragazzi dovete capire che per me è veramente questo video importante, ma allo stesso tempo non voglio che la gente cambi modo di vedermi, ok? Cioè io rimarrò sempre la stessa Camillina, Milla, chiamatemi come volete. Felice e sorridente, quindi non è che io vi dico questa cosa e poi iniziate a dire oh poverina, ok? Cioè non voglio né che mi si associ a questa malattia, cioè io sono io, questa cosa è una cosa che mi porto dietro, mi porterò dietro per sempre, perché è una malattia cronica, quindi non esiste una cura, o almeno non l'hanno ancora trovata. Ma iniziamo lo story time. Allora, correva l'anno 2016, io avevo 11 anni perché sono 2005, ed era attorno ai primi di maggio, perché c'era il ponte del 1º maggio e me lo ricordo molto bene perché i miei parenti, dato che ho dei parenti in Puglia, sono saliti a Milano dove abito io per stare con noi durante le vacanze. Io però mi ricordo molto bene che avevo la febbre, tanto che avete presente quando siete piccoli che quando stai male la mamma ti chiede che cos'hai, no? Cosa, dove ti fa male, queste cose qua. E io dicevo sempre mi fa male la pancia, la testa e poi dicevo una frase ben precisa, quando schiaccio qua mi fa male. Cioè, capite che una ragazza di 10 anni dice una cosa del genere, mia mamma non ci dava peso, avrà pensato una botta, un livido. Poi io giocavo a pallavolo, quindi molto spesso avevo livido, comunque magari dolori, però nulla di che. Quindi mia madre, in poche parole, non ci dava assolutamente peso a questa frase. Passano i giorni, man mano la febbre mi passa, però continuava questa cosa che se schiacciavo dove c'era la tempia mi faceva male. Quindi passando i giorni all'ennesima lamentela, diciamo che inizia un pochino di più a considerare quello che stavo dicendo, cioè cosa avessi qua. All'apparenza non c'era niente, non c'erano lividi, non c'era assolutamente nulla, fino a che a un momento tocca e sente che c'era tipo un gonfiore, però non capiva bene. Quando ho toccato, diciamo, con le mani insieme, una da una parte e una dall'altra, ho sentito che mentre qua l'osso della scatola cranica è dritto nella parte temporale, qui avevo proprio una gobbettina abbastanza grossa. E quindi lì inizia un pochettino a spaventarsi. Iniziamo il mio percorso in ospedale, che è stato lungo e travagliato. Mi ricordo che la prima volta in assoluto che sono andata da un dottore per questa cosa fu dal medico di base, quello di famiglia, che ci disse che poteva essere un problema di masticazione, perché infatti io quando masticavo mi faceva male, cioè mi faceva male sempre se lo toccavo, se spesso. Quindi, quando ho detto che lui mi ha fatto la domanda quando mastichi ti fa male, io ho risposto di sì e gli si è accesa la lampadina che appunto potrebbe essere un problema di articolazione o di masticazione.
noi diciamo va bene. Dopo mia mamma decide di portarmi dal dentista. Andiamo dal dentista, mi ricordo proprio il dentista migliore di Milano. Andiamo lì, facciamo tutta questa visita. Loro confermano che potrebbe essere una cosa di masticazione, che però la mia masticazione era corretta, quindi non c'era qualcosa da correggere o cose del genere. E quindi in poche parole era una cosa passerà. Cioè ci hanno lasciato molto molto liberi. Fino a che a un certo punto una dottoressa che era lì, che io vi giuro quella dottoressa devo l'anima. Ovviamente se non avessimo trovato una risposta qui avremmo continuato a girare dottori, però in quel caso è stato veramente un miracolo. Era una dottoressa asiatica, mi ricordo proprio la sua faccia, che sentiva mia madre che continuava a dire al dottore ma sicuro che non è niente, perché il dottore ci ha cercato un po' di sminuire la cosa, però mia madre, avete presente che avevano sempre il sesto senso, continuava a voler capire, voler sapere, però il dottore la lasciava lì. A un certo punto entra nella stanzetta dove stavo facendo io questa visita questa dottoressa qua asiatica che vi dicevo prima e dice: guarda, io mi intrometto anche se non dovrei, però ho sentito le preoccupazioni della mamma e per, diciamo, tranquillizzare, no? Un po' lì, cioè, forse era una mamma anche lei, penso, quindi abbia un po'... penso si sia immedesimato mia mamma. Per darle una sicurezza in più, facciamo un'ecografia. Volete dal dentista l'ecografia? Effettivamente no. Come appunto potete immaginare, dai dentisti non si fanno le ecografie. Infatti c'era una saletta buia con la polvere disutilizzata, totalmente dismessa, dove c'era questa macchina per fare le ecografie. Noi andiamo lì, in questa saletta, e la dottoressa ci dice: è una macchina un po' vecchia, può essere che non funziona bene, però vediamo se vediamo qualcosa, poi al massimo andiamo a fare una ecografia in una parte più specializzata. Facciamo questa ecografia, mi mette il gel, che io fino a pochi anni fa avevo un disgusto per le creme, cioè anche adesso, però adesso sto... comunque le uso perché capisco che servono, però fino a qualche anno fa vi giuro creme, gel, tutte quelle cose cremose, diciamo schifo, cioè proprio io non mettevo la crema da sole, la crema solare non la riuscivo a mettere, niente, quindi per me già questo gel era un trauma. Poi nei capelli tutto, io ero nervosita perché tutti i capelli sporchi, no, ero piccola raga, quindi facciamo ecografia, lei fa così con il suo strumentopolo, fino a che una certa fa proprio tipo, cioè non saprei come dirlo, però ha avuto una reazione che abbiamo capito che aveva visto qualcosa di strano. Non dice sul momento nulla di che. Quando io finisce l'ecografia, io vado in bagno per sciacquarmi, sto in bagno raga vi giuro un'ora perché ero tutta schifata. Quando torno vedo che proprio la dottoressa, cioè non so come spiegarvi, però mentre parlava mamma aveva tipo un... cioè era... ho capito che la situazione non era carina. In poche parole, questa dottoressa cosa aveva visto? Aveva visto un buco nella mia testa, cioè letteralmente la scatola cranica e poi c'era un buco. Che non è che sia proprio molto comune vedere buchi nelle scatole craniche delle persone, per questo che lei era molto spaventata. Mia madre non vi dico, quindi non mi ricordo se il pomeriggio stesso o l'indomani andiamo in pronto soccorso. Andiamo in pronto soccorso e facciamo un'ecografia con un macchinario più nuovo, più moderno e più... cioè, un buon macchinario. Facciamo questa ecografia e non era un errore dell'altra macchina, avevo un buco in testa. I dottori ovviamente molto allibiti perché cioè, non è una cosa proprio normale, e la cosa ancora meno normale è che io avevo un buco ma nella mia testa c'era un rigonfiamento e questa cosa era un po' confusionaria. Però dal momento che dall'ecografia non si capiva comunque bene cosa dovessi fare, mi fanno fare una risonanza. Quindi vado alla risonanza uno o due giorni dopo, perché ho tutto d'urgenza, perché giustamente le cose erano veramente molto gravi, nel senso che i dottori veramente erano preoccupati perché non si capiva cosa potesse essere. Faccio questa risonanza e me lo ricorderò per sempre. Io ero già terrorizzata dalla risonanza, perché per me già fare un prelievo del sangue era tipo... le peggio cose, quindi figurati una risonanza dove praticamente ti mettono dentro questo tubo, devi starci tipo, almeno per quelle cose che devo fare io, ci devo stare tipo 45 minuti, ferma, immobile, così. E in tutto ciò avevo una flebo nella vena, che io ve lo giuro raga, sarà che me la ricordo, però io me la ricordo almeno così, raga. Cioè io vi giuro, fanculo. Quando ho visto l'ago, cioè io ero morta, per me, vi giuro, stavo in un, non so, in un film tragico di ospedale dove ci sono quelle cose, gli aghi lunghi, perché per me già quello era tipo la morte, ok? Quindi mettono questa flebo nel braccio, faccio questa ecografia e quindi già per me, vi giuro raga, a 11 anni stare da 3 giorni in ospedale per me già mi sentivo, non lo so, morta, morire, già stavo morendo, ok? Quando però la notizia più grave arrivò dopo, nel senso che io, vi racconto da quello che ho visto io, esco da questa lista, entriamo a parlare col medico, esce e mi dice: Cammy, ti dobbiamo operare la testa. Mia madre ovviamente a 11 anni non va a dire la verità a una bambina, dice le cose un pochino più, diciamo, con gli angoli smussati,
e mi disse che avevo un problemino alla testa che operandosi si risolveva. Così, tanto che non l'avevo presa neanche troppo male, se non per l'intervento, perché non era l'intervento, cioè io finché dormivo andava bene, il problema erano le punture, cioè io raga vedevo un ago, morivo. Ovviamente per fare l'intervento ci sono un sacco di punture da fare prima e dopo, quindi per me era quello il biggest problem della soluzione. In realtà, raccontandolo a voi col senno di poi le cose come erano, la verità è che io avevo questo problema, pensavano fosse un tumore maligno, in generale avevano più opzioni, comunque fa cose sul mondo tumorario, però non si capiva assolutamente cosa fosse, decidono di operarmi per capire cos'era, cioè per farvi capire quanto questa cosa, spoiler, è rarissima, questa malattia che ho, non sapevano neanche loro cosa fosse. Quindi io non sono stata operata per guarire, ma per capire da cosa sarei dovuta... Cioè, da cosa sarei dovuta guarire? Ha senso? Da cosa sarei dovuta guarire? Comunque, da cosa avrebbero dovuto curarmi? Ok, mettiamola così. Quindi, in tutto ciò, io entro in fase di accettazione di questo intervento e mi ricoverano al Niguarda a Milano, nel reparto di neurochirurgia, che per me è stato un trauma, perché io, bambina di 11 anni, super socievole, sempre con voglia di parlare con le persone, mi trovo in un reparto di soli anziani, perché in neurochirurgia è un reparto dove ci sono principalmente anziani. Arrivo in quel reparto, la mia fortuna e la sfortuna è stata che voi immaginate essere un dottore che lavora con gli anziani o comunque una persona a contatto solo con gente di una certa età, trovarsi una bimba euforica in ospedale, perché comunque in ospedale diciamo che non tutte le persone sono felici. Io sono arrivata lì, ero felicissima, non lo so perché, però io sono sempre stata una ragazza molto felice, cioè io emano sempre good vibes perché io nella vita sono felice sempre. E comunque io ero felice perché appunto ero la preferita di tutti i dottori, cioè per farvi capire potevano venire solo due persone alla volta da quelle 10 del mattino alle 4 del pomeriggio, adesso non vorrei dire una cazzata, non mi ricordo sinceramente, a me venivano tipo 5-6 allego foto amici insieme all'orario che volevo io, quando e come volevo io. C'erano dei menu tra cui tu potevi scegliere, e anche i giorni in cui non c'era magari quel determinato cibo, se io lo chiedevo me lo facevano arrivare, oppure tipo i biscotti te ne davano 3 e me ne davano tipo 10 perché io volevo un sacco di biscotti, o il gelato me ne portavano, cioè mi trattavano proprio un po' come una principessina. In più io avevo una compagna di stanza che mi spiace molto ma non ricordo come si chiami, comunque avevo stretto un sacco amicizia, che era una vecchiettina appunto, perché come dicevo era un reparto di soli anziani, dove però lei era innamorata di me, cioè lei proprio aveva capito ovviamente la situazione, e quindi era super super, non era una di quelle vecchie antipatiche inacidite dalla vita, ma aveva capito che comunque la situazione, e infatti non si lamentava mai del casino che facevamo, perché comunque nel momento che io infrangevo le regole dell'ospedale con le visite, se lei si fosse lamentata avrebbero dovuto dare ragione a lei, però lei invece era super super paziente, infatti mi ricordo proprio, lei mi aveva aiutato un sacco anche dopo, però vabbè, comunque bellissima persona. Fatto sta che i giorni prima dell'intervento io ero in una fase di negazione del problema, io ero solamente felice perché per me era una, non so come dire, però era un modo per essere un po' al centro dell'attenzione, capito? Cioè io non mi rendevo conto della gravità della situazione in cui fossi, però vedevo che c'erano tutti gli amici che venivano a trovarmi in ospedale, che erano tutti preoccupati per me, e a me mi faceva piacere, no? Perché mi sentivo un po' al centro dell'attenzione. Soprattutto io, dettaglio importante, ogni volta che i dottori mi vedevano erano super sorridenti, super felici, erano super carini con me, proprio, cioè si vede che erano felici di vedermi, io ero felice di vedere loro, che ero in un bel ambiente, ok? Vi lascio qualche foto magari di quei giorni, cioè io non sentivo il peso della situazione, ok? C'è da dire anche però che io, come vi dicevo, ero in questa fase di negazione, perché spesso e volentieri captavo dei segnali che mi facessero capire quanto la mia situazione fosse grave, come ad esempio una volta avevo preso il telefono di mia mamma, avevo letto dei messaggi con mio padre e mia mamma diceva tipo ho paura di perderla, o comunque cose che alludevano a una mia eventuale... ok? Però non so come spiegarvi, però è come se il mio cervello lo vedeva da quest'occhio e espelleva l'immagine da quest'altro, cioè proprio... non lo so. Oppure una volta avevo sentito mia mamma piangere parlando di questa cosa al telefono con qualcuno, però ho sempre fatto finta di niente, ok? Arriva il giorno dell'intervento, io entro in sala operatoria e le facce dei dottori, cioè io ho fatto 2+2, cioè io non lo dimenticherò mai. Ah, tra parentesi, arriva il giorno dell'intervento, c'erano un po' tutti i miei parenti che dovevo, diciamo, salutare prima di andare in sala operatoria. Io, nella mia testa di bambina, non vedevo l'ora che finisse l'intervento per continuare a giocare con i miei amici come facevo tutti i giorni. I miei amici venivano a trovarmi e giocavamo insieme all'ospedale. Quindi nella mia testa io volevo andare il più velocemente possibile a operarmi, tornare, così poi potevo giocare. Mia mamma, mio papà, mia nonna
No, la vedevano così. Loro, quando è arrivato il momento che io dovessi entrare in sala operatoria, volevano un po' salutarmi, ma in maniera, diciamo, quasi profonda, ok? Perché mia mamma, cioè, in generale, tutti avevano quel pallino lì, perché diciamo che era un intervento molto rischioso, in cui era un po' al giocare alla roulette russa, nel senso che non si sapeva cosa si doveva fare, non si sapeva che cosa avevo, non si sapeva, c'erano più le cose dubbie che le cose certe, quindi era tutto molto raro e improbabile nel riuscirsi, ok? Non voglio mettervela giù troppo grande, ma era molto grande. Quindi mia mamma, mi ricordo proprio questa cosa che, non lo so, mi diceva tipo, cioè non lo so, io mi ricordo proprio che respingevo i suoi saluti, perché nella mia testa non volevo accettare un po' salutarla troppo bene, mi sembrava quasi un accettare che potesse essere l'ultimo saluto, ok? Nella mia testa io volevo autoconvincermi che tanto l'avrei rivista poco dopo e quindi salutarla, tipo dai, ma ci vediamo dopo, ci vediamo dopo. Mi ricordo lei che diceva, ma vieni a salutare la mamma, vieni a salutare la mamma, e io proprio non volevo, ok? Vabbè, fatto sta, dopo questi saluti pesantissimi, entro in sala operatoria e capisco tutto. Perché? Io ho guardato negli occhi i dottori mentre entravi, perché tu entri in questa sala dove c'è una sterilizzazione, tu sei nudo, ti mettono sopra questa specie di materassino gonfiabile caldo, perché lì fa strafreddo. I dottori mi guardavano, che erano gli stessi infermieri che comunque con cui avevo passato già parecchi giorni prima dell'intervento, perché sono stata ricoverata non so quanto tempo prima, ma un po' di tempo prima dell'intervento per fare tutti gli accertamenti e cose, e mi guardano come se fossi un agnellino che stava andando al macello, cioè proprio con degli occhi che io non so spiegarvi, cioè. E io in quel momento, tutta la negazione che stavo facendo, in un attimo ho collegato tutti i pallini. Tutti i puntini, ho fatto un puzzle, ho messo il pezzo mancante e nella mia testa, da che io negavo il problema, l'ho accettato in un secondo e nel mio cervello è entrato solo un pensiero, io ora muoio. È strano, non saprei come spiegarlo alla Camilla di oggi, però la Camilla di quel giorno era quasi, cioè non ero triste al pensiero, ok? Ero solo un po' incazzata perché sto percorrendo delle emozioni veramente forti che nel cervello di una bimba di 11 anni che passano questi pensieri è veramente assurdo. Però io dicevo, cazzo, se lo avessi accettato prima avrei vissuto meglio alcune cose, no? Arriviamo che i dottori sono lì, sono tutti che mi guardano un po' impoveriti, un po' intristiti. Arrivato il momento dell'anestesia, io mi ricordo che avevo questa negazione nel voler addormentarmi, ok? Perché mi avevano spiegato appunto che quando io ero pronta, davo il via, mi facevano contare fino a 10, mi sarei addormentata. Nel mio cervello io volevo, dato che stavo morendo, avere quel minuto in più, non per fare chissà che cosa, ma per, non lo so raga, cioè sono cose che non si sanno spiegare a parole, però dovevo dentro di me avere, non lo so, tirare delle somme, cioè andare a dormire in pace, ok? Guardai il dottore, gli chiesi, ma io mi sveglierò? E lui non mi rispose una risposta, mi fece un discorso che purtroppo ho scordato, forse perché, sapete, quei momenti un po' di trauma così, no? Però diciamo che il concetto era appunto che mi disse, ci provo, una cosa così. Quindi io decido, cioè poi perché poi mi era venuto un attimo un attacco di, non di panico, però un'ansia, non riuscivo a respirare così per la situazione, mi calmano, mi fanno tutti i bei discorsi. E quando arriva il momento di contare fino a 10, che poi si sa, in questi casi si conta fino al 4 e poi si sta già dormendo, io mi ricordo che furono i 3 secondi più lunghi della mia vita, perché io contai 1, 2, 3, poi al 3 penso che già stessi ronfando, e per l'anestesia ovviamente, e io dico sempre che quei 3 secondi mi hanno reso la persona che sono oggi, nel senso che io in quei 3 secondi ho elaborato tanti di quei pensieri e concetti che penso che una persona normale li elabora, non so, a 50 anni, non prima. Che è proprio i concetti che elabori quando capisci che la vita è una, ok? E io in quel momento, non perché avessi la maturità per comprenderlo, ma perché mi sono trovata in una situazione in cui comunque è sbattuta in faccia. Cioè tu non è che maturi per l'età, ma maturi perché in quel momento tu hai in faccia, io ora non mi sveglio più, io ora crepo, ok? E a 11 anni elaborare un concetto del genere vi assicuro che è pesante. È pesante perché hai una specie di rabbia che non puoi incanalare su niente, cioè è una sensazione brutta, ve lo assicuro, che però mi ha reso la persona che sono oggi, perché in quei 3 secondi ho pensato proprio tutte le volte che potevo chiedere scuse e non l'ho fatto, tutte le volte mi sono arrabbiata per una sciocchezza, tutte le volte che io mi ricordo che dicevo, cazzo,
quante cose non ho fatto, quante cose avrei voluto fare, quante cose avrei fatto diversamente, quanto a volte ho speso rabbia, cattiveria su delle cose che non ne valevano la pena, no? Magari se quella volta avessi chiesto scusa, quante volte non ho detto ti voglio bene a mia mamma, cioè tutte quelle cose là che si dicono un po' quando sai che non hai una seconda possibilità. Io la seconda possibilità l'ho avuta ed è per questo che io ora mi sento una persona molto matura, molto che non voglio mai litigare con niente, perché so cosa vuol dire che la vita è una e che tu domani puoi svegliarti e non essere più al mondo, cioè puoi non svegliarti, ed è per questo che io a volte magari le mie amiche mi dicono che sono un po' troppo filosofica, però cerco sempre di lasciare qualcosa alle persone che io ho dovuto imparare, perché in quel momento non c'erano alternative, l'ho dovuto imparare, cercare di insegnare alle persone senza che passino da quello che ho passato io, ok? Diciamo, passargli i miei valori, le mie consapevolezze, ok? Io ho molta consapevolezza, ho molta gratitudine, perché? Perché avete capito, ok? Avete capito. Mi ricorderò sempre quando mi sono svegliata, che è stato dopo l'intervento che ero in sala di rianimazione, apro gli occhi e il dolore che sentivo in ogni punto del corpo era, non lo so, raga, cioè, non so, prego, era come se mi stessero picchiando, tirando pugni in ogni punto del mio corpo, soprattutto la testa. Apro gli occhi, vedo il soffitto che era grigio e mi ricordo proprio che io ho pensato, ah ok, sono all'inferno, perché avevo così tanto dolore che non mi capacitavo di come potessi provare tutto quel dolore, che mi ricordo che ho pensato proprio di essere morta e di essere all'inferno per quello che stavo soffrendo così tanto. Fino a che a un certo punto proprio vedo la testa di mia mamma, io qualcosa ero tipo così, di mia mamma che sbuca, tipo un po' con gli occhi lucidi, un po' tutta... Capisco che invece ero viva. Ed ero quasi triste di essere viva, perché ho detto cazzo, allora questo dolore, cioè, non lo so, però ero veramente molto addolorata, tanto che io mi hanno dato tutte le come si chiama, la morfina, la droga più pesante, ma mi hanno dato tutte perché stavo malissimo. I giorni dopo sono stati pesantissimi, io non mangiavo, poi ho avuto anche una specie di... Non era un coma, non so come chiamarlo. Era assurdo perché io, diciamo coma anche se non era coma, io ero in questo coma qui, dove appunto dormivo per i farmaci, non lo so sinceramente. Comunque ero in questa zona fase REM. Io ero cosciente, ok? In quel momento era come se avessi solo gli occhi chiusi, però se io volevo muovermi, volevo aprire gli occhi, non potevo. Ed era lì che io veramente ho pensato di essere morta. Cioè non lo so che cosa cazzo pensavo, però cioè io ero in quella fase in cui sei fermo, vuoi fare cose, vuoi muoverti, che vuoi fare così, muovere i piedi, aprire, e non riuscivi. Quindi io lì ho pensato minchia, cioè se io sto così, io non lo so, pensavo di essere, non lo so, in coma, non lo so. Fatto sta che era orribile perché sentivo i medici parlare, mia madre parlare, mia nonna parlare, ma non riuscivo a muovermi, è stato orribile. Penso che quelli siano stati veramente gli attimi più brutti di tutti, perché se mi rimango così per sempre, cioè non lo so raga, i brividi solo a pensarci, perché è stato uno spavento veramente troppo grande. Invece poi vabbè, ho passato tanti giorni in questa fase un po' così, non mangiavo, non potevo parlare, non potevo fare assolutamente niente di niente. Tra l'altro mi si era anche gonfiato un occhio per l'anestesia, no? Comunque per i liquidi che erano in circolazione, perché avevo tutta la faccia fasciata fortissimo. Vi lascio qua una foto di com'ero. E mi sarei gonfiato questo occhio blu. Mi ricordo che una volta mi ero alzata in piedi, la prima volta che mi sono alzata in piedi dopo l'intervento, mi sono vista allo specchio e ho avuto paura, cioè come se guardavo allo specchio un mostro che non ero io. Avevo questa, la testa tutta fasciata, l'occhio che, giuro raga, cioè non scherzo se dico che superava il mio naso, ok? Ed era blu, ma proprio blu, è stato orribile. Poi avevo il catetere perché comunque non potevo alzarmi dal letto. Infatti quella volta lì che mi sono alzata ho peggiorato tantissimo la mia situazione, perché poi mi sto a vomitare tutto, poi non avevo cibo nel corpo, quindi vomitavo la bile, che è questo liquido verde scuro che si trova nello stomaco, che è amarissimo. Comunque è stato un trauma. I giorni dopo, mentre i giorni prima li ricordo come felicissimi, i giorni dopo li ricordo come veramente i giorni più infernali della mia vita, per il dolore proprio. E io che pensavo di svegliarmi all'intervento e andare a giocare con i miei amici. Infatti ero molto, cioè piangevo da ferma, nel senso che piangevo dal male, ma non potevo piangere perché sennò mi avrebbe ancora fatto più male la testa. Fatto sta che questo inferno piano pianino passa. Inizio man mano a riprendermi ed è da lì che inizia la fase del capire che cosa io avessi. Ed è qui che arriva la parte un pochino più tragica, nel senso che all'inizio loro pensavano che avessi un tumore maligno, ovvero il cancro, insomma. Premessa importante. Differenza tra tumore maligno e tumore benigno. Tumore maligno è un tumore che ha una tipologia di cellule che infetta
anche le altre cellule del corpo e quindi di conseguenza è più grave perché nel momento che infetta anche le altre parti del corpo stai un po' inguaiato, insomma, ed è per questo che devi fare la chemio e tutte quelle cose là. Tumore benigno è un tumore che rimane lì, cioè lo operi e è finita la partita, è finito il gioco. Il mio tumore, perché poi alla fine era un tumore, aveva caratteristiche doppie, cioè sia di quella tipologia lì che maligno, quindi che infetta, sia invece caratteristiche del tumore a sé. Perché? Perché il mio tumore all'inizio io avevo fatto una prima diagnosi al Niguarda dove sono stata operata. Non mi starò qui a dire i nomi delle malattie perché non voglio che cerchiate online, anche perché sono cose così rare che non trovate le cose neanche giuste, perché la mia non è una malattia ma è un sottoinsieme di una malattia, perché è appunto una cosa molto rara che hanno pochissime persone. Infatti io sono stata oggetto di studio per la malattia perché non si sapeva neanche bene cosa avessi. Mi sta andando via la voce, non so se notate, ma mi sta venendo proprio il nodo alla pancia per ripercorrere tutte le cose, no? Fatto sta che mi ha dato una prima diagnosi. Non mi ricordo per quale motivo, se per richiesta nostra o per sicurezza, data la rarità della cosa, feci una seconda revisione dei vetrini, che i vetrini non sono altro che il materiale che è stato esportato dalla mia testa, messo su dei vetrini e analizzato in laboratorio. Feci una seconda revisione dei vetrini all'Istituto dei Tumori, l'Istituto di Milano, dove invece darono la diagnosi finale, ovvero che questo tumore era stato causato da una malattia che ho, che è una malattia genetica rara, che quindi ho dalla nascita, questa malattia, che io ormai ho trovato il mio modo per raccontarla perché è troppo complicato da capire, da spiegare, però io ho trovato una specie di favoletta per raccontarla, che ora vi dirò. Ogni persona ha delle percentuali nel corpo di probabilità di avere un tumore, ad esempio la percentuale di avere un tumore al braccio è del 3%, facciamo finta, invece magari di averlo al seno per una donna è più alto, magari è del 10%, invece per un uomo è del 7%. Sto dicendo tutti i numeri a casissimo, cioè proprio è una favola che io uso per raccontare la mia malattia. Ogni persona ha queste percentuali nel corpo, questa malattia che io ho me le alza tutte, ok? Quindi io ho molta più probabilità di un altro essere umano di avere un tumore in qualsiasi punto del corpo. Io non me ne ero mai accorta di avere questa malattia perché giustamente non avevo mai avuto un tumore. Tramite questo tumore che io ho avuto alla testa ho scoperto questa malattia. Questa malattia cosa comporta? Una grande ansia, perché di per sé nel momento in cui tu non hai tumori puoi anche avere questa malattia ma non ti fa niente se non l'ansia tutti i giorni che ti alzi e non sai cosa ti riserva oggi la tua bestie. Però andiamo con ordine. Quindi la terapia che io dovevo fare non era la chemio, come sarebbe stata se fosse stato invece un tumore maligno, cosa che per fortuna mi sono scampata per un pelo, ma non è nient'altro che un follow up di visite, controlli, perché giustamente devi monitorare la situazione. Cosa succede? Succede che io inizio a fare questi controlli, li faccio da testa a piedi, alle ossa, ai tessuti, dappertutto, cioè agli organi, perché può prendere qualsiasi cosa. Tutto a posto, quindi io mi fanno questo veramente da testa a piedi. C'era un periodo in cui io, raga, ve lo giuro, ero radioattiva, perché avevo preso più radiazioni del previsto, cioè perché dovevano controllare, però ne avevo prese così tante che ve lo giuro ero radioattiva. Avete preso quando toccate tipo il materassino a scuola elementare, cioè il materasso, e poi toccate gli amici che date la scossa? Ecco, io ero sempre così, però appunto dovevo farle quelle tac, quelle cose così per monitorare. Arrivavo a un punto in cui però non è che potevo vivere delle radiazioni, quindi io mi ricordo che dicevamo mamma, però se noi controlliamo, all'inizio era una volta al mese, poi adesso è una volta all'anno. Una volta al mese, nel momento in cui io magari faccio la visita, va tutto bene, il giorno dopo mi viene qualcosa e non faccio in tempo ad arrivare al mese successivo, come si fa? Perché quello che non vi ho detto, che giustamente ragazzi sono tante cose che anche qui ho fatto, cioè ho tolto un sacco di particolari, però non può venire un video di 7 ore. Io la testa mi cresceva veramente velocemente, cioè la prima volta che l'hanno visto era tipo grosso come, non lo so, un granellino di sabbia. Quando mi sono operata era una moneta da 2 euro, quindi era una roba così, il mio tumore, ok? Quindi immaginate quanto cresceva velocemente. Quindi capite che se io non lo scopro subito, passa poco tempo prima che
Quindi ero molto preoccupata e mia mamma mi ha detto: Cami, però devi capire che bisogna fare anche delle scelte, perché nel momento in cui tu vivi sotto le radiazioni non muori per una cosa, muori per un'altra, perché giustamente troppe radiazioni sono dannosissime, soprattutto una ragazza così piccola come ero io ai tempi. Fatto sta che quindi io continuo a vivere la mia vita. Ovviamente quando hai questi tipi di problemi la puoi prendere in due modi: o perché a me, e quindi hai un odio verso il mondo, cioè verso la generazione umana, o la prendi con filosofia. E quindi inizia a dire: vabbè, io so, ho qualcosa che gli altri non hanno, ovvero la consapevolezza, e vivi la vita al 100%. Io non vi nego che all'inizio l'avevo presa nella fase, nel modo peggiore, quindi con una, non una rabbia, però un fastidio. Quando è uscita un po' la notizia nel mio paesino, essendo un paesino piccolo, c'era un po', si era sparsa la voce, quindi tutti mi scrivono questi messaggi lunghissimi. Ecco raga, a me mi facevano solo incazzare. Perché c'erano tutte le persone che dicevano: sei forte, io ti capisco. Cioè, tutte queste cose che io mi innervosivo, perché dicevo: tu non mi capisci, perché non puoi capire. E sei forte di cosa? Cioè, io non ho deciso di essere forte, io non ho deciso di farcela. Cioè, è una cosa che io ho dovuto fare. Mi davano fastidio questi commenti, no? Ero molto nervosa, sempre un po' così. Poi col tempo, anche abbastanza velocemente in realtà, ho subito tramutato quell'energia di rabbia in energia positiva, nel vivo la vita al 100%, perché non si sa domani cosa succede. Ho avuto questa cosa tra la quinta elementare e la prima media, quindi mentre tutti i ragazzi in prima media avevano paura, magari giustamente iniziare la prima media, i ragazzi normali hanno paura tipo: farò amicizia, non farò amicizia. Io invece avevo paura che qualcuno mi urtasse la testa, perché nel momento in cui qualcuno mi toccava o prendeva una botta, io rischiavo di svenire, crepare, morire dal dolore. E soprattutto, cosa che non vi ho detto, a me avevo questo buco qua in testa. Loro cosa hanno fatto? Durante l'intervento mi hanno scavato bene, l'hanno fatto ancora più grande per scavare bene tutte le cellule intorno e togliere tutte le masse tumorarie. E hanno messo un osso finto. Questo osso finto però molto carino, fino a che ci voleva un anno per indurirsi. Questo vuol dire che io per un anno ho dovuto stare attentissima alla testa, tanto che ho dovuto smettere di giocare a pallavolo, una serie di cose, avere delle precauzioni. Ovviamente non potevo avere una vita normale, ok? Tanto che un giorno mi ricordo un mio compagno che mi disse veramente, cioè la sfiga, mi tirò un quaderno così in testa. Io ebbi un attacco di panico perché mi vedevo morta, cioè dentro di me ha detto: mo crepo. Un casino, vabbè, questa è un'altra storia, però poco divertente. Questo sempre in prima media, che divertimento pazzo. Quindi io comunque devo stare sempre attenta, così di qua e di là. Però, appunto questo. Cosa succede dopo un anno o due anni, adesso non mi ricordo, durante una delle mie visite di controllo escono fuori altri due tumori. Carino. Uno al braccio e uno alla gamba. Che poi tra l'altro era, non mi ricordo, comunque opposti. Cioè, tipo questo braccio e questa gamba, cioè questo era l'omero e il femore. Oppure questo omero e questo femore, non mi ricordo. Fatto sta, questi due tumori, poco carini. Quindi ovviamente allarme generale, tutti si allarmano, ricomincia quel periodo infernale che io pensavo di aver chiuso nella mia vita, invece no, ricomincia quel periodo di tante viste vicine l'una con l'altra, tanta ansia, tante cose. Ve la faccio breve, non voglio tenervi con l'ansia. In realtà questi tumori non li ho mai operati, perché a differenza di questo che cresceva velocissimo, questi qua non crescevano, o meglio, una volta avevo iniziato a tenerli d'occhio e la cosa era: se crescono più di un tot vanno operati. Il controllo subito dopo erano cresciuti, quindi ansia, cioè io impanicata, ma mi devo operare di nuovo. E sia la testa, cosa che se andava male l'intervento crepavo, al braccio se andava male l'intervento non crepavo, ma massimo perdevo un braccio, cioè cose così, che a 12-13 anni proprio le vivi in maniera semplice. E alla fine, per fortuna, poi le viste dopo non rimanevano nei centimetri autorizzati, mettiamola così, quindi non li ho mai dovuti operare, che infatti io ce li ho ancora, che non sono tumori, sono delle masse, cioè sì, sono tumori, sono delle masse tumorarie, che però in quel gap lì non sono pericolose se rimangono così, però comunque sono cose che devo tenere sempre sotto controllo, eccetera. Ovviamente all'inizio i controlli erano ogni 10 minuti, ora super fiera di dire che me li hanno messi dopo un anno, e ancora più felice di dire che questo tipo di malattia, dopo 5 anni che non sviluppa nuove cose, nuovi tumori, è difficile che li sviluppi ancora. Infatti ora sono molto più tranquilla. Mentre quando ero piccola, cioè io veramente, raga, vivevo la giornata perché avevo un'ansia, cioè
non vi dico quanto alta, di svegliarmi con un bel tumore da qualche parte e non accorgermene in tempo. Ora sono molto più tranquilla, cioè se prima ci pensavo tutti i giorni, ora magari, cioè ogni 3 giorni ci mi viene in mente, però non con l'ansia, ok? C'è una cosa che è qui, però tranquillo, ok? Mentre prima, io vi giuro, non c'era giorno in cui io andavo a dormire senza fare una preghiera che me la scampavo pure quel giorno lì. Questa è la mia malattia, come l'ho scoperta, com'è la situazione oggi, che poi io, se ci penso, no, quando ero più piccolina avevo sempre paurissima a raccontarla perché avevo paura che la gente non mi credesse, perché la mia migliore amica, che è la mia migliore amica tuttora, io avevo appunto 12 o 13 anni, lei ne ha uno meno di me, quindi comunque quell'età lì. E il giorno che io scoprii gli altri due tumori, andai da lei e le dissi: Ali, guarda, ho altri due tumori. Cioè, io non l'avevo detto a nessuno, non lo volevo dire a nessuno perché avevo stra paura del, cioè, non so di cosa avessi paura, però non lo volevo dire perché ho paura che la gente poi mi guardasse tipo, poverina, sta povera cucciola, non lo so, una roba del genere. E quando glielo disse lei, lei mi disse, lei era piccola, quindi non l'ha fatto con cattiveria, però immagina, comunque a 11 anni, 12, 13, quanti cazzo ne avevano, non lo so, sia piccoli, sia bambini, sia immaturi, no? O almeno gli altri erano maturi, io ero dovuta maturare, ok? E lei mi disse: la Madonna, pure un altro così, no? Tipo, un terzo non ce lo metti, una roba, cioè, proprio della serie, non ti credo, cioè, che cazzo dici, no? E io, raga, cioè, da quel giorno io ho sempre avuto paurissima a dire le mie cose alle persone, tanto che ancora oggi la prendo in giro Alice, la insulto dicendo che lei mi ha fatto, cioè, sta roba, che lei ancora oggi si scusa perché giustamente non l'ha fatto con Caterina, eravamo piccole, però io per colpa sua. Ciao Ali, grazie per questo piccolo ansia che mi hai messo addosso. Ho sempre avuto paura di dire le cose. Sui social, figuratevi, io ho stra paura che qualcuno mi dicesse lo fai per hype, piuttosto che cose del genere. Oggi mi è presa questo coraggio, in realtà, perché ho messo una storia, perché sono stata operata il 22 luglio. Io ho messo una storia il 22 luglio, dicendo tipo 7 anni fa, cioè, come anniversario. Molti mi avete risposto con la storia, dato che ero un pochino più di follower rispetto ai tempi di raccontare, quindi me la sono sentita di raccontare. Spero che nessuno se ne esca con commenti brutti, perché tanto saranno eliminati, ve lo dico, perché non li sopporterei a leggerli. Quindi, se mi volete insultare, sappiate che i vostri commenti saranno eliminati. Non sarò energica come solito, perché mi è venuta un po' la presa male, non so perché. Però lasciate un like se vi è piaciuta questa storia. Iscrivetevi al canale. Se vi va, seguitemi anche su Instagram e TikTok. Vi lascio qua da qualche parte e in descrizione il link per seguirmi. Commentate, fate un po' quel cazzo che sapete che queste cose non le so fare. Però vi mando un bacino e ci vediamo a un altro video. Magari un pochino più allegro di questo.